Buonasera ai nostri telespettatori, tra poche ore sarà ancora 25 novembre, giornata internazionale per la lotta alla violenza di genere, alla violenza contro le donne e noi torniamo ad accendere i riflettori come stiamo facendo da alcuni giorni e come facciamo quotidianamente del resto nella nostra attività di racconto su questo fenomeno, sugli aspetti di cronaca che purtroppo si susseguono anche nella nostra regione, ma anche sulle buone pratiche, sulle iniziative che il mondo delle istituzioni, il mondo delle associazioni mettono in campo per aiutare le vittime, per restituire loro serenità, per dar loro protezione, per aiutarle a uscire da questo inferno. E noi affrontiamo le tematiche su cui la giornata di domani accenderà i riflettori, ma che vorremmo appunto fosse una tematica inquadrata tutto l'anno, attraverso i rappresentanti delle varie realtà che se ne occupano appunto tutti e 365 i giorni dell'anno. In rappresentanza del mondo delle istituzioni locali, i comuni che sono poi quelli più vicini all'attività dei centri antiviolenza in particolare, ma anche a tutte le attività sociali che svolgono all'interno di un territorio. Io saluto e ringrazio l'assessore Adelchi Sulpizio del comune di Pescara. Buonasera assessore. Buonasera a voi, grazie. Che peraltro è promotore di un evento che domani avrà anche insomma in qualche modo una nostra partnership televisiva, di cui siamo molto orgogliosi. E assieme a lui abbiamo il rappresentante di una realtà su cui è importante che si conosca molto, e che è Luca Battaglia del Centro Ascolto Maltrattanti Itinere di Pescara. Buonasera Luca, perché ci farai capire anche qual è l'altra faccia della medaglia, come questo fenomeno determini anche un problema reale che riguarda i maltrattanti, oltre che le persone maltrattate. Persone maltrattate che sono al centro dell'attività dei centri antiviolenza. Oggi abbiamo ospite in studio la competenza della psicologa e psicoterapeuta dell'Associazione Donne Michela Leone. Buonasera. A proposito dell'Associazione Donne, abbiamo collegate, la sentiremo tra poco nel corso di questa registrazione da Napoli, dove sta arrivando Francesca Di Muzio, che è anche avvocata, oltre che una delle fondatrici di Donne di Ortona, che ha appunto riscritto e presenta proprio in queste ore un suo saggio relativo alla cosmologia della violenza familiare, perché la violenza per le donne, come abbiamo visto già dai primi dati, è una violenza che nasce all'interno delle mura domestiche per gran parte della sua casistica. Ma a proposito di numeri, assessore Sulpizio, voi avete questa mattina svolto una conferenza stampa insieme all'associazione Ananche, che a Pescara insomma è da anni attiva anche qui sul fronte del sostegno alle donne vittime di violenza e di maltrattamenti. Avete fornito i dati quanto la città di Pescara viva questo fenomeno, di quanto la città di Pescara anche e soprattutto dopo la pandemia si sia risvegliata con una crescita di casi, che è un dato che come sempre può essere letto sia in positivo che in negativo. In positivo c'è soprattutto il fatto che le donne finalmente forse denunciano un po' più che in passato. È così, assessore Sulpizio? Sì, hai colto perfettamente la problematica, la questione. Quando divulghiamo questi dati, è un po' come il mezzo bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, devono essere letti. Quando diciamo oggi abbiamo riscontrato che abbiamo un più 4% rispetto all'anno scorso, allora va letto in maniera positiva, perché forse c'è una maggiore consapevolezza alla denuncia, cosa che qualche anno fa non c'erano, quindi questi episodi, l'episodio di violenza rimaneva nella sfera familiare, non c'era questa predisposizione a anche chiedere aiuto, a rivolgersi al centro di violenza o anche andare a fare le denunce. Oggi invece abbiamo questo dato che aumenta. Una cosa è certa, il dato che aumenta in quanto tale è un dato negativo. Io dico sempre che spero un giorno che non si festeggi più il 25 novembre, questa data, che è una data triste, perché poi la violenza di genere, attenzione, non è soltanto una violenza fisica, lo dobbiamo ricordare, ma anche una violenza anche verbale, può essere anche una violenza anche nei gesti. Noi quest'anno abbiamo fatto tanti eventi, proprio per ricordare
la centralità, anche le azioni che il Comune promuove in questo senso per combattere questo fenomeno. Mi chiedi danni. Come dicevi tu giustamente, una cosa quasi tutti i dati che noi abbiamo portano che l'autore della violenza è nella maggior parte dei casi il partner. Quindi questo dobbiamo dire che sia il coniuge, convivente, fidanzato o eventualmente l'ex partner. Quindi siamo sempre all'interno di una sfera familiare. Il maltrattante è generalmente di nazionalità italiana, abbiamo il 78% di casi italiana, con età media compresa fra i 40 e i 49 anni, con il 18% dei casi ha un livello di istruzione medio e nel 60% è anche occupato. Che cosa ci dicono questi dati poi? Che rispetto all'anno scorso abbiamo un aumento del 4% dei casi. Le persone che chiedono aiuto al nostro centro Ananche, che poi ricordiamo che il comune, in questo caso le politiche sociali, il comune di Pescara, ha due bracci operativi. Uno per l'appunto il centro Ananche, che svolge proprio il servizio e che si occupa dell'assistenza alle donne che chiedono aiuto. E poi l'altra parte, come ne parlerai dopo, è il CAM, il Centro Ascolto Maltrattanti, che è stata proprio un qualcosa che abbiamo voluto con forza creare perché secondo noi era necessario spostare anche l'attenzione non soltanto sulla donna maltrattata, ma anche sull'uomo maltrattante, perché non ci dobbiamo scordare, per esempio, anche andando a vedere altri dati, che abbiamo visto che le donne che sono accolte al centro antiviolenza sono per l'81% dei casi sono donne in italiana e le donne hanno accolte hanno lavoro, ma molte di loro non hanno lavoro. E quindi lì che l'istituzione, questi dati assumono anche un ruolo importante perché ci devono far capire quale che devono essere un po' le linee di azione, cioè quello che noi dobbiamo anche comprendere come proiettarci il futuro. E quello che abbiamo riscontrato nella maggior parte dei casi è che le donne hanno bisogno, nel momento in cui vengono protette, quindi la donna che denuncia viene colta all'interno di un settore di un tessuto di protettivo da parte delle istituzioni, in questo caso del comune, ha bisogno in questo contesto di un lavoro, quindi anche verificare delle possibilità per una formazione di attività di lavorative concrete, perché in questo caso è fondamentale dare un ausilio economico e soprattutto un'autonomia economica a quelle donne che vanno a denunciare. Grazie, sì, mi pare che insomma, il quadro sia completo e che sia in qualche modo sovrapponibile su tutti gli altri territori. Lo chiedo a Michela Leone se più o meno l'idea e l'impostazione di Pescara è quella che si vive anche in una realtà come quella della provincia di Chieti, Ortona, dove il centro gestito, l'associazione Donne Opera e le vostre attività sono maggiormente concentrate. E chiedo soprattutto se è così e se lo è un po' di più all'indomani delle ferite che tutti noi portiamo dentro in un modo o nell'altro legate alla pandemia, agli effetti di cui cogliamo oggi anche la dirompenza dal punto di vista sociale. Assolutamente sì, anche i dati, diciamo, sul territorio di Ortona sono in linea con quelli descritti poc'anzi dall'assessore, quindi abbiamo rilevato anche noi una prevalenza molto elevata di donne italiane rispetto invece alle donne straniere che sono afferite al nostro centro e anche corrisponde il dato rispetto al fatto che la violenza viene esercitata in primis da quello che è il partner all'interno del rapporto di convivenza o al limite ex partner. E, sì, gli effetti della pandemia a nostro avviso hanno esacerbato le situazioni di violenza perché comunque l'essere costretti all'interno delle mura domestiche hanno portato proprio a livello quantitativo anche di tempo la donna ad essere maggiormente in contatto con quello che è il proprio maltrattante. Se pensiamo e lo leggiamo nell'ottica, no, di quello che è il ciclo della violenza, delle fasi che caratterizzano proprio l'innestarsi poi di quello che sarà quello che noi definiamo appunto il maltrattamento familiare, quindi di un sistema che avviene in maniera sistematica strategica, la Walker ci insegna che il ciclo della violenza è qualcosa che nel tempo aumenta di frequenza e come dire, si riavvicina, gli atti violenti diventano sempre più vicini nel tempo e sempre più frequenti, per cui nell'ottica di una condizione pandemica nella quale, no, la donna e il maltrattante sono
stati a stretto contatto, oltretutto in una situazione nella quale non si aveva la possibilità o era molto ridotta la possibilità di chiedere aiuto, e questo può ben, diciamo, spiegare come ci sia stato proprio anche un aumento di situazioni di violenza. Concludo nel dire che noi proprio nel momento in cui c'è stata poi sia nella fase pandemica ma con la riapertura del centro abbiamo avuto infatti moltissime richieste da parte di donne che erano arrivate proprio diciamo allo stremo della propria situazione. E poi spiegheremo che tipo di attività i centri antiviolenza, io chiederò naturalmente di farlo in generale perché insomma un po' tutte queste esperienze hanno delle loro procedure, può garantire i servizi e soprattutto può tutelare le donne anche da altre situazioni, l'anonimato, la segretezza, la protezione in qualche modo. Ma l'esperienza nuova di cui vogliamo parlare questa sera è anche quella che ha accennato l'assessore Sulpizio, vale a dire il CAM, il centro di ascolto dei maltrattanti, un'esperienza nuova che a Pescara ha già un'attività avviata, proprio una scelta strategica legata ad un progetto che sta procedendo. Noi pensiamo ai maltrattanti come persone che o non sono state denunciate dalle compagne, dalle mogli, o a persone che hanno già un problema con la giustizia a causa di questi maltrattamenti. E allora viene da pensare, Luca Battaglia, che nessuno venga da voi, perché sia l'uno che l'altro stato sono situazioni che appunto hanno una loro delicatezza e di per sé non hanno una motivazione a vivere l'esperienza del centro d'ascolto. Perché lei riesce a smentire questa mia ipotesi, questo mio scenario che vi ho fatto? Allora, buonasera, innanzitutto noi viaggiamo nel solco della non violenza e per tantissimi anni la violenza di genere è vista come una sorta di protezione nei confronti delle donne che subiscono violenza. Dal 2011 invece con l'articolo 16 della Convenzione di Istanbul si prevede un trattamento per gli uomini maltrattanti, anche perché gli uomini sono il problema, parte del problema, ma sono anche parte della soluzione. Non solo, nell'ambito della non violenza il nostro centro prende in carico sia gli uomini che hanno agito violenza e sono spontanei, sia quelli che arrivano dai servizi e sia quelli che arrivano dal codice rosso. Il codice rosso è un'importante normativa del luglio del 2019 per cui gli uomini sono obbligati per avere uno sconto di pena ad avviare un percorso. Noi rispondiamo a questa esigenza sia per loro che per quelle persone che hanno agito violenza o pensano di avere un comportamento lesivo nel confronto degli altri e in particolarmente il bersaglio le donne. Il nostro percorso non è un percorso terapeutico, ma è un percorso di scambio, di elaborazione dell'agito, di alternativa alla violenza. Seguiamo le linee guide di istituti che si sono sviluppati per più di 30 anni, come penso ad esempio all'Alternative to Violence norvegese. E i nostri percorsi sono socioeducativi, quindi noi cerchiamo di parlare con gli uomini e di avere un pochettino un quadro del loro agito, lavorare sugli stereotipi di genere, sulle convinzioni che portano poi ad usare, ad agire violenza nei confronti delle donne e a non rendersi conto fondamentalmente, non avere coscienza del dolore provocato innanzitutto. Infatti spesso ci arrivano con una condizione di minimizzazione o di banalizzazione della violenza. Noi cerchiamo un pochettino di rielaborare questo. Il processo, il lavoro viene fatto in gruppo, anche perché gli altri uomini sono specchi preziosi a cui vedere un pochettino il loro agito, magari in se stessi, è più difficile. In questo contesto noi lavoriamo in ambito paritetico, sullo stesso piano, uno scambio con noi operatori, perché il modello socioculturale di prevaricazione maschile ci riguarda in prima persona. Altra cosa importante è che il nostro gruppo di lavoro è composto da almeno un uomo e una donna, anche perché il punto di vista femminile per noi è fondamentale per l'uomo.
e cerchiamo, anche questo momento è anche un po' un invito per chiunque abbia un dubbio sulla propria mascolinità, sul proprio modo di agire, se vuole interrogarsi, o anche su quelle persone che in seguito al codice rosso stanno cercando un centro di servizio adeguato. Certo, mi pare che sia una informazione molto importante da veicolare anche in questa sede, perché ripetiamo, c'è un tema riguardante le donne maltrattate, ma c'è un tema anche di presenza di troppe persone che maltrattano, e quindi migliorando la vita e anche migliorare la vita delle donne significa anche far in qualche modo ripensare certi modelli, certi stereotipi, gli uomini in particolare. Io adesso mi fermo per una prima fascia pubblicitaria, perché stiamo per collegarci con Francesca Di Muzio, che è in arrivo a Napoli e quindi può essere collegata con noi via Zoom. Ci parlerà anche degli aspetti legali, dell'evoluzione che questa battaglia sta avendo in sede legislativa, dei suoi studi, ma anche, ecco, le farò commentare anche notizie di queste ultime 24 ore, vale a dire il fatto che il Senato abbia deciso di avviare una commissione proprio riguardante i femminicidi, che insomma non rimanga soltanto un atto che sia legata al 25 di novembre, ma che insomma comunque ci sia una piena consapevolezza anche da parte della politica e di chi legifera rispetto a questa problematica. A tra poco. Siamo tornati in studio, abbiamo il collegamento da Napoli, dove sta presentando il suo libro nel momento in cui registriamo questa trasmissione, che appunto scoprirete che è registrata dal fatto che ci sia la luce naturale alle sue spalle. Francesca Di Muzio, avvocata, fondatrice insieme ad altre donne di Donnè di Ortona, e che insieme a Giorgio Vaccaro presenta appunto Cosmologia della violenza familiare, dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione, un saggio che non è soltanto giuridico, ma che è anche sociologico e antropologico rispetto al tema delle vittime della violenza. Ecco, ovviamente significativa la data in cui viene presentato questo lavoro. Ecco, io ti chiedo Francesca di raccontarci un po' qual è l'evoluzione di questi studi insieme a Giorgio Vaccaro, che hanno portato insomma all'analisi della disciplina legislativa riguardante i femminicidi, le violenze domestiche, le violenze familiari in generale, anche e soprattutto il tema di cui ti sei occupata molto, della vittimizzazione secondaria, che mi pare sia centrale rispetto alla tua ricerca. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Cosmologia della violenza familiare nasce dall'esperienza decennale a sostegno delle vittime di violenza. Quindi stare accanto alle vittime nelle aree giudiziali mi ha permesso di realizzare questo testo, che è un testo che è anche un contenuto accademico, perché da tempo mi occupo appunto di vittime e di vittimizzazione secondaria. L'idea è di raccogliere anche le esperienze del Centro Antiviolenza Donnè, quindi tutti quei casi che abbiamo seguito all'interno del centro in un'ottica multidisciplinare. È un testo che si presta all'utilizzo non solo della comunità scientifica, ma anche dei professionisti, perché raccoglie le dinamiche, quindi la cosmologia della violenza familiare raccoglie, come prima appunto lei direttore diceva, tutta la questione inerente la particolare dinamica che insiste in una relazione maltrattante. Quindi la premessa di questo testo è la fenomenologia del maltrattamento, come il maltrattamento incide sulla vita delle donne e dei propri figli. Accanto a questo c'è un'evoluzione dal maltrattamento al femminicidio, con un'analisi anche sul significato e sull'utilizzo criminologico di questo termine. E poi tutta la parte inerente agli strumenti di contrasto, gli strumenti di contrasto che si sono ovviamente notevolmente amplificati con il codice rosso, sia in ambito penale e sia in ambito civile, quindi tutti quei mezzi che oggi il nostro ordinamento pone in essere anche attraverso
l'utilizzo di nuove fattispecie di reato, se pensiamo al revenge porn, se pensiamo quindi a situazioni che prima non venivano incriminate e criminalizzate. L'ultima parte invece è una parte significativa perché affronta il tema delle misure ovviamente di prevenzione. Tra le misure di prevenzione a favore delle vittime di violenza io narro la metodologia che utilizzano i centri antiviolenza e quindi quali sono le buone pratiche dei centri antiviolenza in Italia, in particolare quelle messe in campo da Donné all'interno del nostro territorio, e poi ovviamente mi dedico al CAM, o meglio all'aspetto che secondo me è fondamentale, quello che la violenza sulle donne non la contrastiamo se non lavoriamo anche sugli uomini. Io conosco la realtà del CAM da tempo, dal 2013, conosco la realtà di Firenze e la realtà di Pescara, quindi ho voluto inserire all'interno di questo testo anche la metodologia con cui lavora il CAM nell'ottica appunto dell'abbattimento della recidiva. Perché noi abbiamo bisogno ovviamente di recuperare l'autore di queste tipologie di reato, perché nella maggior parte dei casi, e la casistica ce l'insegna, questi uomini sono solitamente recidivi. Una domanda politica: in queste ore il Senato della Repubblica avrà visto all'unanimità approvato l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui femminicidi in Italia. Al di là dell'aspetto simbolico, credo che sia importante anche per sollecitare un esame da parte del Parlamento di un pacchetto antiviolenza che giaceva anche tra le proposte del precedente governo. Ci sono delle misure che possono essere prese per rendere questo paese più civile e più incisivo nel contrasto a questo fenomeno? Lo chiedo soprattutto alla giurista, all'avvocata. Sicuramente un aspetto fondamentale che già la Commissione Femminicidio al Senato aveva posto come obiettivo da superare, o meglio quello che la formazione degli operatori a tutti i livelli, soprattutto anche degli operatori giudiziari, permetta un accesso efficace delle donne alla giustizia. Che significa? Questo significa che anche nelle decisioni giudiziarie la magistratura, l'avvocatura e tutti coloro che lavorano accanto alle donne non si pongano in una situazione, in una posizione di giudizio, onde evitare appunto la vittimizzazione secondaria. Molte volte le donne vengono colpevolizzate nelle aule giudiziarie, la vittima viene stereotipata, un modello di vittima che spesso conduce nelle aule giudiziarie ad avere delle pronunce di assoluzione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fortemente stigmatizzato, condannando l'Italia per decisioni prese sulla base di una non corretta applicazione dei principi della Convenzione di Istanbul. E allora questa commissione d'inchiesta ha l'obiettivo di fare questo, di passare in rassegna le decisioni giudiziarie, ma non solo, anche di valorizzare la formazione, che è una formazione specifica e che deve investire tutti i livelli dell'autorità giudiziaria tutte le volte che ognuno di noi si trova a contatto con una vittima di reato. L'aspetto della prevenzione è fondamentale, lasciatemelo dire, la cultura che deve cambiare in questo paese è una cultura che deve passare dalla necessità di porre in essere degli strumenti anche a livello educativo, quindi la necessità che fin dall'infanzia si possano progettare e realizzare programmi per le giovani generazioni, così come l'auspicio della Convenzione di Istanbul ci ha indicato, o meglio di lavorare su questi aspetti che sono la radice della violenza. Bene, io ringrazio Francesca Di Muzio soprattutto per averci concesso parte del suo tempo, che appunto è concentrato oggi su questa presentazione. In bocca al lupo per questo saggio e a presto. Naturalmente domani ci saranno tante iniziative anche dell'Associazione Donné, magari di cui parlerà anche Michela Leone, ma insomma sono vari giorni che siete attivi sul territorio. A proposito di iniziative, ringraziando ancora Francesca Di Muzio, ad Elchi Sulpizio, due temi in uno, insomma, che riguardano un po' il politico.
politico. Da un lato il tema che lanciava l'avvocato Di Muzio proprio relativo all'aspetto culturale, che è quello che serve per insomma, arrivare alla prevenzione. Qui c'è in causa tutto il ruolo di tutte le attività che svolgete anche in questi giorni, e non soltanto, per coinvolgere soprattutto i più giovani e far superare certi stereotipi e certi modelli sbagliati, ma c'è anche un tema di risorse. Perché? Perché la donna maltrattata, come diceva Michela Leone, è una donna che poi resta sola, è una donna che non ha un lavoro spesso e che ha bisogno anche di altre risposte dal mondo dei servizi sociali. Ha bisogno di avere gli strumenti per poter trovare un'alternativa al ritorno in quella prigione che è casa sua e che è un'alternativa di rigenerazione. Anche qui la politica deve fare molto. Su questa tematica la politica deve avere un grande senso di responsabilità, perché la problematica della violenza di genere non si affronta soltanto con un progetto oppure con una semplice azione politica. Allora, innanzitutto diciamo che quest'anno noi abbiamo lanciato un programma ricco di iniziative quando mai stato fatto, 23 eventi, circoscritti non in una giornata, circoscritti almeno in 2 mesi, ma stiamo già proiettando tanti eventi, perché l'opera di prevenzione e sensibilizzazione è basilare, è fondamentale. Se non c'è l'opera di prevenzione, anche di educazione, e dicevo prima, noi abbiamo fatto 23 eventi che abbiamo presentato nei giorni scorsi, che culminerà domani sera avremo, grazie a Rete 8, perché io, direttore, ti voglio ringraziare perché è fondamentale. Noi potremmo fare tanti eventi, tanto, se poi non vengono divulgati non avrebbe neanche senso, perché noi dobbiamo tutti insieme, tutte le istituzioni, fare rete. Soltanto facendo rete potremo prima o poi magari non parlare più di questo fenomeno. Nel frattempo dobbiamo fare tutti quanti rete, quindi ti ringrazio, perché domani sarete i nostri partner in questo evento che noi abbiamo chiamato 365 giorni no alla violenza sulle donne. Perché si chiama così? Perché 3 anni fa avevo avuto questo assaggio che si parlava di violenza di donne un solo giorno all'anno, il 25 novembre. Poi anzi a volte anche il 24, perché si preparavano i dati per la conferenza del 25. Dopodiché dal 26 tutto scompariva, e da qui ho detto no, noi dobbiamo fare eventi durante l'arco temporale di tutto l'anno. L'abbiamo fatto, quest'anno ne abbiamo ben 23, che spaziano sia dai ragazzini alle scuole medie. Logicamente alle scuole medie abbiamo fatto dei progetti con cui si cerca anche di far capire l'importanza anche dei gesti, delle parole, non tanto come quando giocavamo noi maschi contro femmine, abbiamo lanciato un messaggio maschi e femmine contro maschi e femmine. Poi anche nel mondo degli anziani abbiamo 3 eventi con i nostri centri sociali per anziani, anche nel mondo della disabilità, perché ahimè la problematica della violenza di genere è anche sul mondo della disabilità. Abbiamo sia l'ANFAS che Diversi Uguali, delle associazioni di riferimento, che svolgeranno proprio dei temi di approfondimento anche su questa tematica. Quindi proprio nella giornata abbiamo oltre 500 ragazzi all'Aurum. L'Aurum diventerà il luogo di concentrazione dell'antiviolenza domani, dove ci saranno tutti questi ragazzi delle scuole superiori che faranno dei laboratori, magari dopo anche Luca ci darà anche qualche saggio in tal senso, proprio anche dei laboratori molto importanti. E il pomeriggio avremo il riflesso, i professori che verranno a fare dei laboratori, perché anche come affrontare, come capire la violenza di genere è anche un elemento complesso. A fianco a quindi attività di prevenzione, poi ci sono delle attività di supporto. Attività di supporto che ci pone anche una responsabilità ulteriore, una responsabilità politica. In questo senso diciamo che noi, oltre il nostro centro Ananche, oltre il CAM, che è stata un'iniziativa nostra, voluta proprio nostra, per dare un supporto, perché ricordiamoci, ecco, la Commissione del Senato dovrebbe, mi attacco a quello che dicevi te, anche imporre a tutte le regioni, a tutti i comuni, avere un centro di ascolto maltrattanti, perché se il maltrattante ha soltanto in questo caso una condanna, non c'è mai quel percorso di riabilitazione, quel percorso anche di per capire anche una modalità proprio di intervento in questo senso. Quindi diciamo che dovrebbe essere obbligatorio. E poi abbiamo una cosa importante, è che quando la donna maltrattante ha bisogno di aiuti immediati,
In questo senso il Comune di Pescara mette subito a disposizione delle alberghi perché la donna maltrattata insieme al figlio va messa in protezione. E poi ci stiamo dotando sempre più di appartamenti, degli appartamenti che devono anche essere diversi. Perché appartamenti che nella maggior parte delle situazioni, mentre prima erano degli appartamenti che avevano in custodia e di protezione solo la donna, oggi la donna maltrattante abbiamo anche in evoluzione anche i bambini minori, quindi dobbiamo anche su questo ripensare il modo di queste case di rifugio in maniera tale che possano accogliere anche tutta la famiglia, quindi in questo caso la madre con i figli, e ci stiamo anche adattando. Le misure che noi poniamo anche in questo caso anche sono attività di formazione. Devo ringraziare le politiche sociali su Pescara che da sempre hanno una grande tradizione. Rubo solo un altro secondo, direttore, per dire che noi il prossimo anno festeggeremo i primi 20 anni di rete. Il Comune di Pescara da 20 anni ha una rete di protezione a supporto delle donne vittime di violenza. 20 anni fa negli altri comuni forse si discuteva come agire, Pescara 20 anni fa già aveva questa rete e va dato anche questo atto alla lungimiranza di chi allora la pensò e ha ideato questa figura di protezione. Michela Leone, come si arriva ad accedere ad un centro antiviolenza come Donne? Semplicemente attraverso il 1522 c'è un percorso che vi porta direttamente le persone, perché poi l'importante appunto è motivare le donne a denunciare. Come si arriva, come ci si può arrivare se si vive questa condizione? Allora, le diciamo, possibilità sono varie. Innanzitutto, in quanto centro antiviolenza abbiamo anche una linea diretta, quindi un numero dedicato che è collegato a quelli che sono gli sportelli territoriali attivi appunto sul territorio. Quindi è possibile sia contattare direttamente il telefono del centro, che è possibile trovare diciamo, sia su qualsiasi social, Facebook o sito internet, sia venire in presenza durante l'orario dello sportello, quando gli sportelli sono aperti, piuttosto certo c'è anche la linea poi del 1522 che diciamo nel momento in cui voi la contattate vi ricollega a quello che è il centro antiviolenza più vicino diciamo alla vostra abitazione, piuttosto molte volte le donne ci contattano anche inviandoci direttamente delle email. Questi sono i casi soprattutto diciamo quelli che soffrono quello che è un maggior controllo da parte del maltrattante, per cui a volte anche il canale via email viene utilizzato. Gli sportelli sul territorio, noi abbiamo vari sportelli sul territorio, oltre alla sede centrale che si trova proprio a Ortona, abbiamo due sportelli rosa che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, ci teniamo molto perché sono all'interno dei presidi ospedalieri del Bernabio di Ortona e dell'ospedale Renzetti di Lanciano, e questo ci permette poi di avere anche una linea diretta con il pronto soccorso. Quindi a volte no, la situazione viene captata dal pronto soccorso, perché molto spesso la donna a volte si reca lì con un personale pronto soccorsi che nell'arco degli anni abbiamo formato e quindi che è in grado poi di riconoscere situazioni di violenza e può quindi magari accompagnare, aiutare la donna anche no, ad avvicinarsi successivamente allo sportello. Altri sportelli sono invece all'interno di realtà comunali come Tollo, Torino di Sangro e Fossa Cesia, anche lì ci sono comunque degli orari appunto di apertura dedicati e dei numeri di telefono. Che cosa accade nel momento in cui si prende contatto con il centro antiviolenza? Risponde quella che è un'operatrice, una professionista formata che diciamo offre il proprio ascolto. In realtà si può telefonare anche solo per ricevere informazioni oppure per fare appunto una richiesta di aiuto. Dopo il primo contatto è sempre la donna che sceglie se voler intraprendere un appuntamento in presenza. Questo è importantissimo sottolinearlo e ci tengo a dirlo a tutte le donne. Non viene fatto assolutamente nulla all'interno del centro antiviolenza che non sia scelto dalla donna, e questo riguarda sia l'intraprendere un percorso sia la scelta di denunciare, e mi riferisco non di parlare della situazione ma di denunciare in senso proprio legale del termine, così come i centri antiviolenza non hanno alcun potere di togliere i bambini alle donne. Questo è un messaggio che dobbiamo
dobbiamo ancora spesso ripetere, perché purtroppo le donne hanno paura che gli vengano tolti i figli, paura a volte un po' alimentata proprio dall'idea che se subentrano i servizi sociali, in generale anche i servizi sociali hanno questo potere, ma ricordiamo che non ce l'hanno neanche i servizi sociali questo potere, è solo il tribunale che può arrivare a prendere questo tipo di decisioni, ma paura che deriva anche dalla paura instillata dal maltrattante, perché fa leva sui figli e molto spesso le donne vengono minacciate, ti tolgo i figli se. Una volta comunque dicevo intrapreso il percorso, quindi se la donna sceglie di iniziare dei colloqui, c'è un'equipe multidisciplinare, quindi psicologhe, avvocate, educatrici, assistenti sociali che seguono la donna nel percorso. L'operatrice è il punto di riferimento principale, si svolgono dei colloqui a cadenza diciamo settimanale e si lavora su quello che appunto sulla sua storia, sulla situazione, quindi l'obiettivo è quello di aiutare la donna a superare il senso di colpa, la vergogna, a diciamo riprendere quella che è la propria identità che è stata poi disintegrata all'interno della dinamica violenta. Come si diceva, dicevate tutti voi poc'anzi, il problema dei percorsi di uscita sono poi il reinserimento sociale e lavorativo. In che senso? Nel senso che questo è un nodo cruciale oggi sui quali si sta premendo moltissimo, perché alcuni supporti diciamo ci sono, è molto difficile, è fondamentale poter ridare l'indipendenza economica e lavorativa alla donna, perché se è indipendente, se è autonoma, può affrancarsi dalla relazione violenta o perlomeno abbattiamo quella che è la vulnerabilità di essere esposta o di tornare dal maltrattante. Abbiamo alcuni aiuti che sono stati il reddito di libertà, che sono stati per esempio i fondi ministeriali che sono stati dedicati all'autonomia abitativa e lavorativa delle donne, per cui i centri antiviolenza hanno ad esempio delle quote da poter destinare alle donne che seguono i percorsi, aiutandole a pagare le bollette piuttosto gli affitti di casa, oppure ad aprire con delle aziende dei tirocini diciamo lavorativi. Tuttavia sono di breve durata, sono interventi che però non sono efficaci poi a lungo termine, quindi questo è un grande problema, ma è uno degli aspetti fondamentali fondamentali nei percorsi di uscita delle donne. Direi altrettanto fondamentali in generale anche come azione di prevenzione alla violenza, cioè la possibilità da parte di una donna di poter lavorare e rendersi autonoma, no? Senz'altro è un fattore vedere protettivo. Subito la via d'uscita nel momento in cui si intraprende un percorso. per dire che no, lì dove una donna comunque ha la possibilità di avere un lavoro ha una risorsa in più, sì. Perché crea molti meno problemi rispetto anche ad affrontare una separazione, rispetto al fatto, no, perché tante donne ci dicono ma io poi ok, il percorso l'ho finito, ho acquisito consapevolezza, è tornata ad avere autostima e dicono ma io adesso come faccio, esatto, a mantenere una casa, come faccio a mantenere i miei figli, no? E parliamo di un contesto in cui necessariamente c'è stata poi una separazione ovviamente all'interno di un percorso di questo tipo, e questo spaventa moltissimo, ma d'altronde è assolutamente comprensibile, spaventerebbe chiunque, no? Non avere una solidità economica, quindi in questo senso, no? Io dico ancora prima, no? Bisogna dare la possibilità, il lavoro è qualcosa di fondamentale per tutti, certo, per donne, certo, e uomini, certo, certo, in questo senso. Noi adesso affronteremo lo stesso discorso, prenderà il tempo dovuto anche Luca Battaglia, perché vogliamo spiegare per filo e per segno come si accede a un centro ascolto per i maltrattanti. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio, stiamo parlando di violenza di genere, stiamo parlando ora dell'attività del centro di ascolto maltrattanti itinere di Pescara. Sì, perché per chi si fosse messo in visione, in ascolto di questa trasmissione da poco, noi vogliamo spiegare anche cosa si può fare, perché questo è fondamentale per superare questo problema, cosa si può fare anche perché i maltrattanti non lo siano più. Siamo con Luca Battaglia che ci spiega come si fa ad accedere al centro e soprattutto che tipo di servizi verranno svolti dai professionisti che seguono i maltrattanti sul territorio di Pescara, ma anche su un territorio più esteso ovviamente. Allora, noi siamo innanzitutto l'ubicazione, siamo a Pescara in via Luigi Polacchi 19,
proprio quasi al confine con Francavilla. Noi abbiamo un centralino aperto per 4 giorni, dal martedì al venerdì, per una fascia oraria di almeno 2 ore. E abbiamo un riferimento di un sito web, itinerecam.it. Adesso vediamo tutto in sovraimpressione, lo lasciamo per un po' di tempo. Eccoli. E dopo abbiamo 2 numeri di telefono del nostro centralino. Può chiamarci chiunque, e infatti arrivano telefonate sia degli uomini, dagli avvocati che assistono gli uomini che sono in attesa di giudizio o hanno un giudizio appena concluso. Telefonano anche le donne, spesso le partner, che chiedono qualcosa per i loro compagni, di avviare un percorso. Noi accogliamo inizialmente tutti e poi chiariamo ovviamente che il percorso è solo per gli uomini, poi gli uomini che vogliono mettersi, vogliono un po' vedere le loro dinamiche, e spieghiamo loro che tutti i passaggi dalla telefonata successiva all'incontro dopo il primo incontro è un atto di responsabilità, cioè scelgono loro di venire, non perché sono stati inviati o perché qualcuno gli ha chiesto di fare un percorso, perché l'attenzione principale è proprio quella della responsabilizzazione, sia sul proprio agito e sia sul vedere i propri comportamenti. Quindi il percorso inizia, non è realmente il percorso, ci sono degli incontri conoscitivi con generalmente una coppia uomo-donna dei nostri operatori e operatrici, e si ha un numero congruo che va dai 4 ai 6 incontri individuali, che sono incontri conoscitivi, e poi c'è il vero e proprio percorso, che è quello di gruppo. E la nostra realtà è relativamente giovane, siamo sul territorio da 1 anno e mezzo, il gruppo è stato formato a almeno 1 anno e siamo adesso con degli uomini che hanno avviato un percorso e che sono quasi alla conclusione, perché un percorso dura minimo 1 anno. C'è anche da dire il perché di questo tempo, che per molti può sembrare lungo, ma in realtà necessita di tempo, perché innanzitutto noi proponiamo agli uomini la possibilità di un cambiamento, e questo ha bisogno di attecchire con delle riflessioni personali, del modo di coinvolgersi nella realtà. Di vedere un pochettino quali sono le proprie dinamiche e di confrontarle anche con gli altri, di vedere quali sono le emozioni e la capacità di non gestire alcune volte le emozioni, quale ad esempio la rabbia. Ci sono situazioni variegate di persone che continuano a vivere in una situazione familiare, altri che si sono allontanati, altri che il bersaglio della loro violenza è lontano dalla loro sfera. E noi lavoriamo ovviamente con tutti loro se hanno sempre voglia di mettersi in discussione. Una cosa fondamentale del CAM, e che prima Francesca ha accennato, è il fatto che noi non cambiamo gli uomini. Noi semmai avviamo un processo che tende il più possibile a diminuire il rischio di recidiva. Perché è questo un punto importante, fondamentale: il rischio di recidiva è realmente un pericolo, e noi abbiamo un'attenzione, ci rivolgiamo agli uomini, ma abbiamo sempre un'attenzione nei confronti delle donne che hanno subito violenza e potrebbero le stesse subire ancora violenza, o nelle nuove relazioni gli uomini potrebbero ricommettere quei gesti che hanno portato ad un grande dolore. Noi ci mettiamo impegno, siamo una realtà nuova, ci siamo formati con il CAM di Ferrara, seguiamo le linee guida internazionali, crediamo fortemente nella possibilità degli uomini di essere anche testimoni di un cambiamento, perché questo è estremamente importante. I CAM esistono anche per questo: se degli uomini cambiano atteggiamento, possiamo metterli nella società, metterli in vetrina come persone che hanno potuto avviare un cambiamento proficuo per tutti. Io mi sento veramente di ringraziare a tutti coloro che hanno avviato questo processo, da Michele Poli di Ferrara, dall'assessore, l'assessora delle politiche sociali e dai centri antiviolenza, che comunque sia ci hanno sostenuto.
Veramente un ringraziamento di cuore, soprattutto ai centri di violenza, per tutto quello che fanno in questi giorni in particolare. A chi posso fare questa domanda se non a lei? Perché gli uomini maltrattano le donne? Allora, è una domanda complessa, però diciamo che principalmente è proprio lo spunto del nostro lavoro ed è una delle prime attenzioni. Gli uomini perpetrano violenza nei confronti delle donne per delle idee che sono un radicamento nella loro formazione, nella loro infanzia, nelle scuole, nella famiglia, nella vita di tutti i giorni. E l'oggettivizzazione della donna è un problema. Rendere le donne creare una forte disparità nei confronti delle donne, avere un potere che è quasi esclusivamente maschile, lo troviamo in tutti i gangli della società. Quindi l'uomo si sente autorizzato talvolta a spingere l'asticella un po' più in là e quindi a perpetrare, come diceva prima, nel circuito della violenza, ad usare una forma di coercizione che gli porta un vantaggio fondamentalmente, perché la violenza è estremamente efficace. Faccio un esempio: invece di discutere, parlare, utilizzare il confronto, la violenza mette subito a tacere il bersaglio. Ecco perché la violenza è difficile da smontare sia dal punto di vista sociale che culturale, ed anche per trovare delle soluzioni efficaci che sono tutte volte verso la parità. Certo. La stessa domanda la faccio ovviamente in modo parallelo a Michela Leone. Che cosa frena le donne nella denuncia della violenza subita? E soprattutto che cosa rischia di allontanarle poi a un certo punto dal percorso che hanno intrapreso con voi? Allora, la risposta si collega strettamente a ciò che diceva poc'anzi il dottor Battaglia. Ci sono quelli che noi definiamo gli ostacoli a cui le donne vanno incontro. Sono ostacoli di varia natura, ostacoli di tipo socioculturali, ostacoli strutturali, ostacoli materiali, ostacoli che hanno a che fare da una parte proprio con quelle che sono le radici culturali. Abbiamo comunque, le donne sono loro stesse anche un po' impregnate di quelli che sono gli stereotipi della cultura di appartenenza, e quindi ne faccio alcuni esempi. No, la famiglia non si sfascia, non ci si può separare. Bisogna restare uniti a tutti i costi perché ci sono dei figli, altrimenti tu sei quella che sfascia la famiglia, ad esempio. Mi picchia ma stavolta gli credo. Mi picchia ma stavolta gli credo. Voglio. In che senso? Nel senso che quest'uomo mi malmena, mi picchia, però voglio dargli un'ultima chance ancora. Sì, ci sono poi tutte le conseguenze connesse, che sono le conseguenze che derivano dalla violenza psicologica che le donne subiscono, ovvero viene definito da noi il gaslighting, no? È quella manipolazione mentale attraverso la quale la donna arriva a dubitare. È un processo ovviamente sistematico, molto graduale, che avviene nel tempo, nel ripetersi dell'atto violento, e che porta fondamentalmente la donna a dubitare di se stessa. Abbiamo poi una donna che incomincia a credere, come diceva lei, a ciò che il maltrattante le propone, e quindi crede di essere una cattiva mamma, dice ma forse c'ha ragione. Questo accade perché siamo anche all'interno, non ci dimentichiamo, questo è un particolare importante, all'interno di una relazione affettiva. Il maltrattante non è una persona qualsiasi, non è il passante incontrato per strada di cui non sappiamo nulla, è una persona a cui siamo legati a livello affettivo. Quindi il piano della violenza e il piano dell'affettività vengono a confondersi nella donna. Sì. È il padre e il marito dei miei figli che me lo sta dicendo, quindi forse ha ragione, quindi forse lo sta dicendo perché mi vuole bene. Ripeto, è poi nella ripetitività e nel tempo che la violenza psicologica si annida, avviene una manipolazione ad un livello tale che le conseguenze sono l'annullamento dell'identità, e quindi questo è proprio l'ostacolo, diciamo, in primis soggettivo.
Poi però c'è anche tutto come reagisce la rete amicale e la rete familiare, che sono però intrinseci di quella che sono le nostre radici patriarcali, no? Il discorso che faceva prima il dottor Battaglia. Quindi noi abbiamo genitori che rispondono alle proprie figlie, questo ci raccontano le donne, sì, ma te lo sei cercata, sì, ma il marito te lo sei scelta tu, sì, ma la famiglia non si sfascia, pensa a tuo figlio che è piccolo, ad esempio. Quindi si sentono poi abbandonate anche dalla famiglia, non aiutate. C'è tutto l'isolamento che viene creato dalla violenza e quindi non hanno anche supporti amicali che in precedenza invece avevano. La perdita del lavoro, ostacoli materiali, la perdita del lavoro perché gli viene impedito ad un certo punto dall'esercizio del controllo e del potere maltrattante di lavorare, quindi a volte di prendere la macchina, si può arrivare ad avere quella che diceva prima l'assessore, la violenza economica, per cui non hanno più tutta una serie anche di indipendenza, e questi sono tutti ostacoli che frenano il poter gridare a voce alta, no, di aver bisogno di aiuto. E sono i medesimi ostacoli che a volte possono portare anche all'interruzione di un percorso. C'è da dire che molto è legato anche a, però, rispetto all'interruzione dei percorsi di uscita, alla fase in cui la donna ci arriva al centro rispetto al ciclo della violenza. Perché molto spesso se ci troviamo donne che arrivano in quella che è la famosa fase della luna di miele, in cui il maltrattante, no, chiede scusa, non lo farà più e si rinnesta nella donna la speranza che prima o poi cambierà, allora quella è la fase dove è molto difficile riuscire a far decollare un percorso, per cui di solito, no, questi ostacoli messi insieme anche a livello di consapevolezza, la fase in cui la donna arriva, no, sono una serie di variabili che si incastrano, può determinare a volte sospensioni più che interruzioni. Quello che posso dire e concludo è che di fronte abbiamo notato comunque che lì dove si sospendono i percorsi le donne di solito poi tornano dopo alcuni mesi, perché comunque poi le situazioni si sviluppano. Ahimè, a volte poi tornano quando c'è il pericolo di morte per i figli, per se stesse. A proposito di questo, due aspetti rapidissimi, la privacy e l'incolumità personale, come li garantite? Allora, la privacy è garantita rispetto ai percorsi di uscita in quanto vengono comunque svolti in orari dedicati al di fuori dell'apertura del centro, di cui sono a conoscenza esclusivamente l'operatrice e la donna. Noi comunque la sede li svolgiamo esclusivamente in sede centrale, non svolgiamo percorsi, ad esempio i colloqui dei percorsi di uscita all'interno degli sportelli dell'ospedale, ad esempio, che è seppur più esposto, però poi ha una tutela legata all'ambito sanitario comunque diversa. C'è anche lì tutela, più che altro perché siamo molto conosciute e tutti i dottori, nonché gli infermieri, le guardie che ruotano nel nostro piano sanno quando ci siamo, quindi abbiamo comunque una protezione. Però i colloqui hanno un orario, un giorno dedicato al di fuori delle aperture. Noi abbiamo anche un'accortezza rispetto a dove è collocato proprio il portone di ingresso. Quando si entra nel palazzo in realtà non si sa dove siamo, non abbiamo segnalazioni, non abbiamo indicazioni, quindi solo chi entra in struttura sa in realtà dove poterci venire a trovare. L'incolumità, non so se la domanda era diretta rispetto anche alle messe in protezione, però il discorso si allunga un po'. Però le misure di protezione, ecco, per dire, chi accede a un centro antiviolenza ha in qualche modo la garanzia di un assolutamente sì, senz'altro se entriamo poi nel tema della messa in protezione proprio della donna o della donna e dei minori, entriamo poi nell'ambito delle misure cautelari legali, piuttosto che tutta la collaborazione di rete che comunque abbiamo in quanto centro antiviolenza con i carabinieri, con tutti i componenti della rete antiviolenza ortonese. Lì dove ovviamente c'è necessità poi di una protezione più alta ci sono le case rifugio alle quali noi ci appoggiamo. Esatto, questo è un altro ulteriore livello. Allora, io ringrazio Michela Leone e Luca Battaglia per tutte le informazioni che hanno dato, soprattutto a voi, ai nostri telespettatori. E chiudo con Adelchi Sulpizio nel ricordare appunto che domani 25 novembre, tra le tantissime iniziative in comuni grandi e piccoli dell'Abruzzo, ne avremo una alla quale siamo legati particolarmente anche come Rete 8, perché ci sarà la nostra Paola De Simone a coordinare. Cosa accadrà al Cinema Teatro Circus di Pescara? Intanto una
una location abbastanza ampia e prestigiosa, ma mi dicono già quasi tutto esaurito o tutto esaurito? Tutto esaurito in 3 giorni. Quando abbiamo scelto un po' questa sede c'era un po' di apprensione, perché poi parlare di violenza di genere con un teatro così grande in un venerdì di novembre c'era paura, ma io ho detto dall'inizio crediamoci, andiamo avanti e poi vedremo se avremo raccolti, che cosa potremo raccogliere. In 3 giorni abbiamo avuto tutto esaurito. È un motivo che ci porta anche, diciamo, la volontà di andare avanti, ci spinge ad andare avanti, perché significa che c'è anche quella consapevolezza che solo qualche anno fa non c'era, di voler risolvere questa problematica. Quindi abbiamo avuto un riscontro e ci dispiace per tanti, per tutti quei concittadini, ma anche da tutta la regione che vengono. Questo è un dato importante, lo vediamo anche dalle sollecitazioni che ci arrivano, che vorrebbero venire, ma ahimè i posti a questo punto. Che succede domani al circus? I posti sono diventati pochi. C'è il circus, che è il teatro più grande di Pescara, oltre 800 posti, sono finiti in 3 giorni i biglietti. Succederà che Paola De Simone, che insieme a Rete 8, insieme a Luca Pompei e a Tiziana Di Tonno, sono sempre vicini a queste tematiche. Noi anche lo scorso mese abbiamo fatto il mese dell'affido, un'altra tematica, anche lì Rete 8 sempre vicino a noi. Faremo questo spettacolo dove avremo Alda De Usagno che ci farà la parte, l'intro, quindi ci farà anche uno spettacolo e dopo ci faranno delle considerazioni molto importanti, anche delle considerazioni, anche delle riflessioni. Poi avremo Irene Granti, per l'appunto, che fra varie sorprese che Paola De Simone neanche a me ha detto, quindi mi ha detto sarà qualcosa di fantastico, ma non mi ha detto tutto, ha detto perché ti voglio anche lasciare un po' il gusto dell'attesa. E poi ci sarà questa parte finale con Irene Granti, che da sempre è un po' l'emblema dell'antiviolenza, che pone sempre questo problema, che ci farà prima delle riflessioni con interviste e poi ci sarà la parte finale con un mini concerto che andrà anche un po' anche con anche le sue canzoni, sempre con obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica a dire basta alla violenza di genere, perché francamente nel 2022, fra Covid, guerra, già abbiamo tanti problemi, questo basterebbe tanta sana buona volontà per debellarlo, e questo secondo me deve essere il messaggio, no alla violenza di genere. E direttore, veramente un grazie di cuore a te e a grazie a tutti voi per le informazioni che ci avete dato. Soprattutto io voglio che questa sia soprattutto una televisione di servizio, spero che anche se solo una persona che è nelle condizioni una condizione per la quale Michela Leone, Luca Battaglia, cioè Donné oppure il CAM possa dare una mano, ecco, si sia accesa una luce di speranza, una luce di interesse. Già questo sarebbe per noi un grandissimo successo. Grazie dunque a voi, grazie Assessore Sulpizio, e naturalmente buon 25 novembre che sta quasi per iniziare a tutti voi.